benvenuti alla prima semifinale di Final Four di Coppa Lazio di Serie C2. Una contro l'altra, Ardea contro Eur Massimo. D'angolo. Poi Bernardini alla conclusione, arriva la deviazione sfortunata di Anzidei, allora il vantaggio dell'Ardea grazie al sinistro in diagonale di Bernardini deviato. Galvez, uno contro uno di Olivieri, si sposta la palla sul destro, va dentro e di tacco Gentile, davvero rapace dell'area, trova il pareggio per l'Eur Massimo. Attenzione, pallone riconquistato però dall'Eur Massimo in zone pericolose, brevissimo Padellaro con la gran solata e il gol del vantaggio stavolta dell'Eur Massimo col proprio Catipano. Anzidei ad Olivieri, chiede l'1-2 con Barricelli, c'è una prateria per Anzidei che mette in mezzo per Olivieri. Allora arriva il 3-1 dell'Eur Massimo. Barricelli va da Sordini che prova ad andarsene, se ne va splendidamente con un grandissimo scatto, pallone messo dentro e Barricelli con la deviazione arriva il 4-1 dell'Eur Massimo dopo una gran giocata di Sordini. Olivieri in bocca per Galvez che va dal proprio capitano che prova la conclusione, arriva il 5-1, stavolta è Padellaro forse a mettere il punto esclamativo su questa gara.
Sordini, va da Barricelli, arriva il fischio di chiusura della prima semifinale. E allora Leur Massimo che si porta in finale dopo aver battuto l'Ardia per 5-1. Oggi siete andati subito sotto, però poi non avete mai perso la testa e avete vinto una partita in scioltezza, possiamo dirlo. Ma no, in scioltezza no, comunque abbiamo fatto un'ottima partita. Sapevamo che si giocava sui 60 minuti. E siamo abituati a giocarle con serenità, con tranquillità, senza mai andare in base al risultato. Quindi partita vinta meritatamente, gestita bene e pensiamo a domani, insomma. Adesso c'è l'altra semifinale, Palombara-Pisana, ha una preferenza magari? Hai una preferenza? No, noi affrontiamo tutti con serenità, con rispetto e vediamo quello che riusciamo a fare domani, insomma, con massima tranquillità e senza ansia.